Oh yes! Guardate un po' che c'è oggi. Vestax. Pad 1, ragazzi. Una scatola enorme per un controller arruffante. Mi è stato prestato da DJ Simos per fare questa, per fare questo video di prova. Quindi senza tante storie, perché tanto sulla scatola non c'è scritto una sega, lo andiamo ad arruffare. Allora, prima linguetta, seconda linguetta, andiamo ad aprire. Oh yes, vediamo se c'è un foglio, tiriamo fuori. Questa è la cartella clinica, vedete che c'è scritto Ayananta, che vuol dire il manuale di istruzioni Vestax. Vediamo un po' come è organizzato. Eccolo qua, in inglese e in cinese. Tutto in China. Fammi un po' vedere. Congratulations! Oh yeah! Manuale abbastanza arruffante. C'è anche il chart del MIDI. Ok. Reimbustiamo la cartella clinica e andiamo a vedere l'arruffamento. Oh yes, è bello peso, ragazzi. Sganciamento. Oh yes, una bella mattonella, eh. Fa, vediamo un po' se ci si fa, vediamo un po'. Oh yes, alluminio bello pesante. Allora abbiamo il pad, che ha una superficie abbastanza rughettata, non è liscio. Pulsante roll, pulsante chromatic, load, tap per il tempo, abbiamo lo switch dei banchi, anche i pulsanti sono bellini, sono proprio morbidi, load e il set. Poi abbiamo un rotolino arruffante, qui c'è un pulsantino, i pad sembrano, non cliccano, sono super morbidi. Di qua c'è porta USB, MIDI out e la possibilità di collegarci un alimentatore. Di qua non c'è un cazzo, sotto c'è l'etichetta dindellante e questo è il paddozzo. Poi qui abbiamo un cavo MIDI proprietario. Da piccolo a grande, perché un buco grande non ci sarebbe stato entrato. Questo se viene perso l'abbiamo nel culo. E di qua c'è il cavozzo USB. Oh yes, anche abbastanza lungo da arruffare qua così. Oh yeah belli, e ora lo proviamo. Oh yes, fare il confronto di dimensioni. Questo è il launch control. Vediamo che
più largo, più peso, almeno di un terzo più peso, ma anche più della metà. Ok, ci siamo. Colleghiamo il cavo all'arruffamento. Dove stai? Qua. Pac. Vediamo che succede. Wow. Sta installando qualcosa. Non si sa che cosa. Oh yeah. Vediamo che i tasti sono duri ma reagiscono appena li tocchi, proprio non fanno click come launchpad, però sono sensibilissimi. Ora vediamo come si configura, almeno in FL Studio. Si va su MIDI settings, pad 1, si sceglie una porta non utilizzata da altri, in questo caso io non ne ho nessune. Oh yeah. Porta 50 nel mio caso, si abilita il Master Sync, che non so se è indispensabile. Sotto pad 1 stessa cosa, canale 50. Qui non c'è il Vestax, quindi lasciatelo su Generic Controller, mettete la spunta su Enable, qui lasciate tutto com'è e siete a posto. Yeah. I tasti sono molto sensibili e sensibili anche alla velocity. Oh yeah. Vediamo come configurare l'attrezzo. Allora, ci sono due tipi di configurazione tramite il tasto set, quelle a sinistra e quelle a destra. Per modificare quelle a sinistra si preme il tasto edit e si sceglie uno dei quattro banchi, che okay, in questo caso il banco A. Il primo parametro è il canale MIDI da 1 a 16. Io con questa rotellina sdindello i valori, lo rimetto sul canale 1. Il secondo parametro è il valore X del pad. In questo caso è il pitch bend, ma può essere assegnato a un controllo CC. Ok? Io lo metto su 1. Ricordiamoci l'1. Che servirà dopo. Il terzo parametro è il valore Y del padino e lo metto su 2. Ok, fatto. Ora i valori a destra sono la nota, che in questo caso viene visualizzata con i numeri e serve il manuale. Come vedete qua c'è questa tabella, la tabella della morte, dove trovate la corrispondenza tra il numero, l'ottava e la nota. Oh yeah. Quindi se io cambio numero, edit, in questo caso sto editando questo pad, quindi la configurazione è per pad, non generale. Tutto com'era.
Il secondo parametro è la velocity. Abbiamo la possibilità di scegliere tra tre preset. Caso l'A è il più sensibile e il C è quello meno sensibile, oppure una velocity fissa, in questo caso non sentite niente perché è bassa. Se io lo metto a 127, se lo premo piano o forte, la velocity è fissa. Quindi se non vi piace avere i pad sensibili, mettete tutto a 127. Okay. Così. Il terzo parametro è il CC, ovvero è possibile assegnare un control change che si attiva quando si solleva il pad. In questo caso è su off, anche questo è configurabile per pad. Ad esempio il primo posso mettere, non so, il 10, sul secondo il 20, e attiverà il control change 10 ogni volta che io sollevo dopo aver suonato. In questo caso io rilascio su off perché non mi servono. Okay. E questa era la configurazione. Ora vediamo come si configura un plugin, ad esempio l'Effector. L'Effector. Ok, in questo caso non funziona perché non è configurato. Allora, per configurarlo non è semplice, c'è questo controller che non è di quelli che attacchi e va configurato, almeno con FL Studio. Modifichiamo ad esempio il parametro X, che se io mi sposto in qua così col mouse mi cambia il parametro X, ovvero l'orizzontale. Andiamo su Link to Controller, andiamo a scegliere la porta del controller, in questo caso la 50, canale 1, ovvero questo. Vedete che noi abbiamo messo il canale 1 e il valore che avevamo dato al controllo del X, vi ricordate? In questo caso 1 e 2. Ok, quindi link to controller, porta 50, canale 1, controllo 1. Oh yeah. Stessa cosa la facciamo per il parametro Y, ovvero link to controller, porta 50, canale 1, ma il controllo 2. Oh yes, in questo caso il pad funziona. Ora, una cosa da dire su questo pad, non è sensibile, ovvero che io sto slindellando ma non si muove. Dobbiamo premerci proprio con il dito, vedete che se io premo slindella. Quindi se io adesso faccio una bischerata del genere, avete notato una cosa, ovvero che
quando io faccio col mouse il bypass si spenge, invece quando uso questo, il pad, il bypass non è automatico. Come si fa? Bella domanda. Dobbiamo linkarlo al controller. Quindi link to controller, porta 50, canale 1, control 3. Ok, vedete? Adesso posso disattivare e attivare il bypass. Quindi io, se io premo hold, in questo caso il bypass è attivo, posso sdindellarlo. Vedete? In questo caso è disattivo, io faccio così ed è attivo. Questo era un esempio. Adesso, se noi ci va bene così, possiamo spostarci ad esempio sul banco B e troviamo tutta un'altra configurazione. Infatti i tasti sono tornati sensibili alla velocity, quindi potremmo usare il banco A per sfruttare l'effector. E il banco B magari per configurare, che so, una drum. Vediamo come si configura una drum. Allora, prima di tutto, stessa cosa di prima, ovvero velocity fissa, se uno non gli piace. Perfetto. Abbiamo la velocity fissa sul banco B. Ora apriamo un plugin tipo il Drumax. Ok, ora viene il bello, ovvero dobbiamo assegnare a ogni pad, perché vedete che non suona, dobbiamo assegnargli la nota che si vede qua, ad esempio in questo caso C3. Quindi che andiamo a fare? Andiamo sul manuale, alla famosa tabella, andiamo a vedere C3, che corrisponde al numero 48. Quindi 48, noi andiamo sull'edit, modifichiamo questo pad qua, andiamo su 48, che però non suona. Ok, c'è qualcosa di strano. La tabella non corrisponde, ovvero il C3 che vedete lì in realtà corrisponde al C2. Un po'. Eccolo lì, C2, vedete? 36. Invece qua mi dà C3, quindi c'è uno sfasamento di note. Vediamo un po' di configurare anche gli altri.
siamo. Andiamo su il terzo. Uno li prova. Ok. Quarto. Ok. Lo vado sotto. Su due file di 4, devo dire. Finché non... Eccolo qua. L'altra. Ok, e questo che è l'ultimo. Ok, e abbiamo configurato un Drumax. Ora, volendo, potremmo usare anche questi tasti qua, magari per comandare l'effector, avendo tutto su un banco solo, però va bene, uno se lo configura come gli pare. Vediamo un po', riattivando la velocity. Vedete che... Ok. E questa era la configurazione di una drum machine su FL Studio con il musichiere, ragazzi. Ora vi faccio vedere come si configura questo controller per usarlo in performance mode. Non è semplice. Non è semplice, però si può. Allora, prima di tutto si va sulle opzioni MIDI e qui sotto pad 1 andiamo a mettere performance mode mini channel su 1. Ok, ci siamo. Poi, se noi andiamo a spippolare sul manuale, qui avevo già cercato performance, infatti, e andiamo a scendere, ok, ci dice che ogni ottava è mappata su una riga di 12 clip, perché un'ottava sono 12 note, considerando anche i tasti neri. Quindi l'ottava più bassa è la C0 della prima traccia, mentre l'ottava più alta è la C10, che è la decima traccia. Quindi noi dobbiamo configurare questi pad in maniera che corrispondano alle note delle tracce. Ora, siccome la tabella qua della morte non coincide con quello che effettivamente sono le note, dobbiamo andarcele a cercare una per una a mano. Però una volta che è configurato, poi noi creiamo il progetto basandoci su quelle che sono le note. Ora, io questo l'ho fatto con il launchpad che va in automatico. Proveremo ad adattarlo a questo controller. Allora, intanto vediamo che, ad esempio, alcune note sono già mappate. Ad esempio, vediamo che questa traccia qui, loop 2, è già mappata.
però noi dobbiamo mappare anche tutte le altre, quindi dobbiamo andare su qua, prendiamo questo, il banco D, che è quello più arruffante. Dobbiamo togliere la velocity a tutti i tasti, come al solito. Non so se è utile, però per non saperne leggere né scrivere, uno la toglie. Oh yes. E ora la parte più importante, ovvero le note. Dobbiamo andare per tentativi. Quindi partiamo dalla 0. Vediamo un po'. Esatto. Andiamo avanti. Quando vediamo che cambia qualcosa, quindi se sono 12 note, 13, esatto. Quindi se questa è il 12, questa sarà la 13. Andiamo sotto. Dovrebbe essere la 24 o la 23. Vediamo un po'. Esatto. Quindi questa è la 25. Andando ancora sotto. Cosa succede però? Oh yeah. Succede che non abbiamo abbastanza slot liberi, pad liberi, quindi dovremmo usare un altro banco. Io ho usato il D, ho sbagliato, dovevo partire dal C, ma è uguale, vi faccio vedere. Ok, questo è l'altro loop. Va di 12 in 12. Questo è il crash. Ok.
Quindi noi che facciamo? Andiamo sul banco C, dobbiamo rimondare tutta la velocity anche qui. È semplice perché vanno di 12 in 12. Ok, torniamo qua, quindi eravamo arrivati alla 72, quindi direi che la 84 dovrebbe essere la nostra. Esatto. Stiamo su un banco diverso. Cosa che sarebbe utile è lasciare un pad vuoto. Ora io l'ho messi tutti accanto, però sarebbe utile lasciarne uno vuoto per spengerli. Quello poi ve lo arruffate come vi pare. Comunque avete visto che è possibile usarlo anche in performance con un minimo di lavoro. Si va di 12 in 12, quindi qui abbiamo da 0 a 12 e via via così dicendo e via discorrendo. Quindi può essere usato anche in performance mode tramite questo piccolo cambiamento qua nel performance, mettendolo su il canale 1. Ora io lo rimetto su 16 perché altrimenti me lo dimentico e poi quando vado a suonare si fanno le figure di merda. Quindi che dire di questo Vestax Pad One? È un bello oggetto, lo trovate a un prezzo veramente stracciato su strumenti musicali a 29 euro, e per la cifra che offre, buon arruffamento. Il pad non è sensibile, però funziona. Questi vanno benissimo, sono illuminati, si ha un controllo totale su ogni singolo pad, quindi non è adatto per quelli che sperano che funzioni appena lo accendi. Con FL Studio non è così. Offre una porta MIDI normale e un'alimentazione, quindi potete usarlo anche con dell'hardware vero se avete un modulo sonoro, un qualcosa che volete usare con il pad. Il connettore proprietario non è proprio il massimo, però non si poteva fare altrimenti perché le dimensioni sono quelle. È robusto, un corpo in alluminio, bello oggetto, consigliatissimo se non avete ancora un oggetto del genere e volete risparmiare, ve lo consiglio perché è veramente arruffante. Questa era la prova del Vestax Pad One, oh yeah, al prossimo video e ricordatevi di mugolare.